Chiama i quattro nonni, senza messaggi, senza descrizioni. Chiamali, dimmi se si presentano tutti e quattro, tutti nel portale Aura. Davanti si presenta una signora di una certa età che fa la maglia. Accanto c'è un signore che si regge con un bastone. Sono i materni che la nonna la saluta molto. Era molto attaccata a lei. Sì, c'è Alessandra che annuisce il bastone, quello, i materni sono i materni ed anche la ma nonna materna era molto attaccata a lei. Sono arrivati subito, infatti non. Salutiamo, possono andare nel loro portale. Chiamiamo i paterni. Si sono presi per mano e la nonna ha tirato un bacio ad Alessandra e sta piangendo non di tristezza, ma di, come dire, felicità, Gioia. emozione, sì. E si prendono per mano e lasciano il bastone, la maglia, tutto giù e si trasformano in energia. Insieme e vanno su nel portale. Erano fiamme? Sì? Sì, perché prima che me lo dicevi, stavo guardando proprio questo perché si sono proprio unite, come dire, fuse in un'unica energia queste due anime. Vai Sabrina a vedere se cosa fanno. Vai velocemente a vedere dove vanno. Due fiamme che hanno passato la vita insieme, che passano nel portale aureo, che si uniscono andando di là in un'unica cosa. Dove vanno? Escono dalla Matrix. Diventa un'unica cosa, in realtà, come se si fondono in un'unica energia molto molto più potente che di una singola. È come se diventano Ma più. escono dalla Matrix? Io vedo questo bellissimo tunnel nel quale sono entrata con loro, lo sto attraversando un po', sono andata giù e arrivo fino a un certo punto e poi vedo come un'uscita. Fuori da in un altro posto che non conosciamo, come se fosse non solo un'altra dimensione, un altro universo, non lo so, proprio un altro fuori da un'altra parte, come se arrivano più vicino a una fonte energetica enorme, come dire, come se fosse il loro posto, Sorgente. sì. Ma vedo simili, Ma sì, ma io. entrano? Arrivano più vicino. È come se vedo fuori da questo tunnel che sono andata, sono entrata dentro, ho provato. Che poi io sono, tra parentesi, mi vedo legata con un filo perché in realtà io non potrei andare lì. E quindi è come se mi sento legata da un filo per tornare indietro. Sono lì, sono entrata in questo tunnel bellissimo, energetico, e si è aperto, sono uscita fuori con loro e mi sono fermata. E davanti a me vedo una enorme fonte di energia che mi vengono i brividi, è pulita, Vai, cioè bianca e. vai incontro, allunga il filo, arriva fino a dove puoi, se puoi entrare dentro, le assorbe baci. Arrivo, è come se non posso andare, non riesco ad andare. Loro sono andati Ok, allora. oltre, ma io lì non ci posso andare, come se fosse non lo so, non riesco. Ok, visto che tutto quello che viviamo è responsabilità della sorgente, lasciamo un messaggio
qui nella sorgente, ai margini della sorgente. Risolvete subito questa situazione che nessuno intende vivere. No transumanesimo, no deep state, no tutto questo. Trasformate questo incubo finalmente in un'esperienza costruttiva e valida per essere vissuta, non questo incubo, incubo non di adesso, incubo sempre, perché l'esistenza è un incubo. Ma lei dice come se c'è la sensazione che ho, come se questa fonte energetica sia, dice, ma siete voi che Non non lo facciamo avete noi. Non capiamo mai niente, certo, noi non capiamo mai niente. È la sorgente che crea questo casino. È la sorgente che ha creato una Matrix che sta implodendo. Non è Pinco Pallino. Non lei siamo dice noi, sono loro. perché vi siete staccati allora? Potevate Beh, sì. rimanere qua. Vengano anche loro a fare l'esperienza. Tutti, tutti dentro. No. No, paura, eh? I coglioni sono scesi, loro stanno lì alla spa a fare la doccia solare. Perché non vengono? Perché non Portatene so. dietro 10-100 mila miliardi di PS che stanno lì in vacanza. Sabrina. Cerco di tirare qualcuno, che poi è tutta energia. Cerco di tirarla, ma non vuole venire. Non Bene, siamo. codardi quindi. La tanto amata sorgente è fatta di codardi, di cagasotto. Facile. Loro dicono: noi non ci serve fare quello che state facendo. A noi sì, invece, a me no, per esempio. Io torno molto volentieri lì, a me non serve a niente. A loro non serve perché. Se l'informazione che raccogliamo noi arriva anche a loro. Perché a loro non serve, o tutti o nessuno. Cosa stanno a fare lì? Dice, qua è un posto dove dobbiamo stare, qua è lo status perfetto per la nostra energia, per la nostra. Perché Noi perché stiamo qua invece? siete stati ingannati, avete seguito l'inganno. Ah, bene. Bene. Quindi Siete siamo i deficienti. come Non siamo se. tutti uno? Sì, Perché però. questa parte di uno deve fare un'esperienza perché è stata ingannata? Dove sta Se scritto? Cosa vuol dire? ci sono piccole parti di anima che si staccano e vengono prese con un retino per prendere le farfalle da Odino, dicono. Bene. Odino, la Matrix, l'ha inventato la sorgente. Tutto il resto sono balle. Non c'è nessuno che si è fatto ingannare, siamo noi, cioè anche loro, che volutamente hanno voluto fare questo gioco. Non ci raccontiamo palle. Non ci sono le PS brave, le PS cattive, noi saremmo le cattive, le più stupide, le più intelligenti, loro sarebbero le intelligenti, noi le stupide. È tutto un gioco voluto. In più, lo dico alla sorgente, siccome il tempo non esiste, questo gioco si è già concluso. Quindi, perché concluderlo chissà quando e non adesso? O comunque, perché infilarsi in una follia come il transumanesimo alle porte? Se comunque il gioco concluso non esiste. Cosa risponde? Perché serve a noi che siamo qui per fare esperienza tramite voi, per accrescere e cambiare Grazie. lo status. Bene, come si torna? Non voglio cambiare nessuno status, io voglio chiudere questa cosa. Come si torna? Come mi scambio con uno che sta lì, che venga a fare lui l'esperienza, io torno a casa. No, Lascia il corpo. non è vero. Infatti i nonni non stanno andando nella sorgente. È vera la cosa delle fiamme, che bisogna essere con la propria fiamma? O no? Io dico di no. No.
Ok, come si Però è torna? più forte. Non importa, come si torna? Deve distruggersi la Matrix. Vabbè, allora siamo tu. Quindi neanche i nonni stanno tornando. Non ci arrivano. Rimangono tra noi e un pezzo di universo. Ok, come si distrugge la Matrix? Non dovete più tornare lì. Come non si torna più lì? La consapevolezza di tutti, perché tutti Come si alza siamo la uno. consapevolezza? Dobbiamo Ma averla tutti, tutti è insieme. impossibile. Siamo tutti fottuti. Sono tutti fottuti allora. Siamo tutti fottuti perché la consapevolezza ce l'ha uno su un miliardo. Uno su un milione, non è nessuno. Sono quattro gatti. La gente non sa neanche cos'è la consapevolezza. La gente dice non è scientifico e si mette a ridere. Quindi avete creato un casino totale, atomico. Universale, infinito. Avete creato un casino infinito, altro che la sorgente dei lacrimoni e i fazzolettini di carta riempiti di lacrime. Siete dei poveracci, dei mentecatti. Non è la sorgente, è la mentecattente. Mentecattolandia siete, dei mentecatti siete. Concordi, sa cara sorgente mentecatta? Abbiamo perso un attimo le idee. Quindi la soluzione per voi è di non fare nulla e stare lì perché voi siete gli eletti e Non noi dobbiamo possiamo. fare l'esperienza? Certo Non che possiamo. potete fare tutto. Potete fare tutto. Create un canale, venite tutti dentro alla Matrix a romperla. Tutti. Potete fare quello che volete. Balle, a me non la raccontate. Io sì che ho la consapevolezza. Apri adesso un buco. Cara sorgente, fai entrare i nonni che sono stanchi e vengano giù 10 miliardi di PS adesso sulla Terra. In tutti quelli che non hanno la PS improvvisamente ce l'hanno. Così sì che si fanno le cose e si risolvono. È sempre consapevolezza. Le regole sono, che poi si possono tranquillamente violare, sono rispettate. Venite? Venite? Venite giù? Adesso? Subito? L'esperienza di un bambino a cui segano una gamba o un braccio o un piede mentre lo violentano per vedere quanto ci metta a morire. Questa è l'esperienza del Deep State che avete creato? Questa? Quella lì che urla per giorni, gli vengono gli occhi neri, panda eyes? Questa è l'esperienza per chiedere a Moloch un'altra cazzata che avete inventato voi, i favori? Questa è l'esperienza che dobbiamo fare? Dalla quale non possiamo uscire? I nonni li abbiamo presi. Ah, i nonni li abbiamo presi. Bene, visto che si può fare, adesso ho creato un bel tunnel e 100 miliardi di PS vengono nella Matrix. 10, 100 miliardi non possiamo. 10 miliardi. Riempite tutto il suolo italico di PS. Sono stufo di essere circondato da mentecatti. Che l'Italia sia piena, anzi l'Europa sia piena, visto che la vogliono distruggere. Andati. Ebbene, Sabrina, torna indietro. Dimmi quando ci sei. Ci sei? Come stai? Eccomi. Come stai e come è stato? Brividi. È stato bello, ma è forte. È quasi, come dire, è un'energia
che non si regge, cioè che è difficile da starci dentro, vicino. È forte, è invadente. Come sentivi le risposte? È Una come specie di se canalizzazione. questa energia entrava dentro di me, non lo so, come le, cioè, è come se ero io lì e loro qui. Ok, i nonni sono entrati davvero? Sì, io Wow. ho visto proprio un certo momento che la sensazione che ho avuto è come se questo ammasso di energia, come se fosse un'unica PS, non so, una PS delle PS, non lo so, c'era un'unica energia potente, proprio luminosa, che non potevo guardarla, cioè nel senso non riuscivo a stare fissa a guardarla, infatti era potente, tanto potente. Quando si fosse sentita della serie c'è qualcosa che in effetti ci è Ok. sfuggito, quindi avessero risucchiato proprio quando tu hai chiesto questa cosa, risucchiato i nonni come per risentimento, no? Per dire ok. E quindi ho visto loro due, questa forma che erano i nonni, che faceva così, proprio risucchiata, è andata lì. No. Quindi ho ragione, non ci sono regole, non ci sono regole. Ho sempre No. avuto ragione e lo sapevo. Non ci sono regole, sono solo balle, sono solo bla bla No, bla, non quando ci sono regole. stai Non soprattutto c'è la qui. regola della fiamma, non c'è la regola del non possono tornare, tutti possono tornare. Tutti. Tutti. La consapevolezza vera, grande, è anche questa, di essere sicuro di quello che in effetti era. Ok. Va bene, cosa vuole fare Alessandra? C'è un cluster che aspetta. Dice: devo mettere a posto i tasselli del puzzle adesso. Ci sono tante informazioni qui. Adesso io devo prendere tutti i tasselli del puzzle e li devo mettere insieme. Bene, andiamo al cluster allora. Ci sono ben 3878, 72 vite, Ce ne quindi sono di meno. ci saranno tantissimi contratti, stipulati con entità eteriche, con entità mentali. Lei, il Dimmi. cluster me lo mostra come una montagna rocciosa, me lo mostra così, la roccia, perché lei è molto legata alla terra, alla terra, proprio alla roccia, è forte, me lo mostra così, mi mostra questa roccia e apre questa porticina all'interno della roccia e dentro, come una grotta però, una montagnetta, diciamo, ci sono tutti i suoi patti. Sabrina, non ho mai fatto questa domanda. C'è il contratto zero. Il contratto zero è quello che dice, cioè quello che la PS, che stupida con l'inganno è venuta nella Matrix, pensando vado nel paese dei balocchi e viene nell'inferno, il contratto zero è quello che dice sì, sono stupida, vengo nella Matrix. Quando ti stacchi dalla sorgente entri in una stanza. Vieni preso e entri in una stanza. Ci sono farfalline che volano via e altre che si staccano dalla sorgente come se sono troppo più curiose. E quindi alcune vengono prese, altre scappano via. Quelle prese è come se d'improvviso entrano in una stanza buia con un faro sopra. E poi arriva, io lo vedo come un uomo, mi vengono quelli che, no, buddisti, no, vestiti così, come posso dire, dei guardiani, una sorta di guardiani che arrivano lì e ti presentano come un mazzo di carte, con varie vite, con varie possibilità.
che tu puoi scegliere e te le proiettano davanti a te, come dei film. Però queste carte, che ne so, c'è la carta della mantide, tu scegli quella, la tiri fuori e la mantide ti presenta questa vita. Quindi il guardiano è quello che ha le carte, le varie possibilità. Le varie carte hanno un proprio, quello che propone, insomma, un proprio entità che ti propone. E ogni entità ha una vita diversa e tu la scegli. E lì, in quel momento, quando tu scegli, ok, voglio fare questa esperienza qui, presentata da questa entità qua, che ti seguirà tutta la vita e più. Lì si crea, firmi il contratto, vedo proprio l'APS che con questo guardiano che chiama l'entità del quale tu hai scelto la vita, e questa entità ti presenta questo libro bianco davanti dove tu metti, dove ha scritto il libro della tua vita, di quella vita che tu farai, e lì metti la firma. Succede questo. E da quel momento in poi l'APS scende giù, in una sorta di, come se si artificializzasse, vedo un tunnel artificiale insieme all'energia e arrivi giù. Ok, ma c'è un momento in cui la PS firma il primo contratto, contratto Quello, zero. Ma c'è, poi lo contratto, firma? sì, è quello dentro la stanza, io l'ho visto. Bene, tutto via. Dimmi rapidamente come lo fa. Prende questo sasso enorme all'interno del quale ci sono tutti i suoi patti. Adesso è pure abbastanza infastidita quando ha visto tutto questo. Dice, come se dice: mamma mia, che cosa abbiamo fatto? Prende questo sasso enorme, lo apre un buco definitivo, lo lancia insieme a tutti i suoi patti che sono all'interno del sasso. C'era anche il patto zero, contratto Sì. zero.